Amici, secondo concerto in 2 giorni e oggi suoniamo nel cortile di un castello. Allora, ieri, nel concerto di ieri, abbiamo solo qualche filmato del live, ma non abbiamo il racconto di tutto perché è stata una giornata super impegnativa. Oggi invece cercherò di raccontarvi meglio tutto lo svolgimento degli eventi e nell'arco del video vi racconterò anche una fase che come band stiamo passando e ci vediamo dopo. Eccolo lì, proprio lui. Amici, siamo di nuovo qua a montare un nuovo palco perché fortunatamente in questo periodo stiamo suonando. Oggi siamo in un posto che tra l'altro ci appartiene un po' perché suoniamo nel nostro paesello ed esattamente al castello dei Conti Frola di Montanaro. Noi suoneremo in quella posizione lì, adesso mi avvicino un attimo, stiamo montando il palco e qui si farà una bella festa e adesso magari vi facciamo vedere un po' il contesto. Prova, 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 Sempre a provare qua. prova, prova. Noi ci Una proviamo vita sempre. di Sì, no, prove. ma mio collega mi diceva sempre: mica voi provate sempre, ma non ci riuscite mai. Esatto. Prova, prova e adesso ci siamo, ci siamo. Abbiamo fatto la prova delle prove. E poi c'è Ale che ama la colonna. Grande. E vabbè raga, un backstage in un castello non ce l'avevamo mai avuto. E c'è anche sì, il rinfresco. E c'è anche il buffet. Un bel salamone di quelli Cioè tipo che una fetta è spessa così. Anche stasera io bevo. E la cocchina. Eh sì, da bravo bambino, Sai cosa Harry. mancano però? Cosa manca in sto castello? Due quadri alle In effetti, vabbè, raga, vi lasciamo il link qua sotto se volete fare una raccolta fondi per il castello di Montanaro. Harry è contento. Allora, raga, il matrimonio, la situazione mixer e tutto avevo dovuto gestire io. Questa sera, finalmente, al mixer c'è Henry. Questa è tutta per Quindi Henry mixeraio. Raga, però adesso vi portiamo lì dietro e facciamo un discorsino noi e voi. Va bene, raga, allora noi vi parliamo di questa situazione che sostanzialmente è da un paio di mesi che stiamo vivendo. Avrete visto negli scorsi video, mentre preparavamo il matrimonio, che fra di noi non c'è più Lori. Questo perché Lori ha deciso di lasciare i Psycho Killer. E questa è una decisione che lui ha preso per questioni sue personali di vita e queste cose succedono. Però noi abbiamo preparato questo tris di concerti con un nostro amico che è Ermanno. L'avete visto sicuramente negli scorsi video, è arrivato e c'è stato subito dentro. Sappiamo che non potrà essere lui il sostituto di Lore perché è preso dai suoi 1000 progetti, anzi, se non lo seguite, seguitelo. Lui si chiama Bob Rocket. Magari vi mettiamo qua sotto in Esatto. descrizione tutte le sue pagine. Noi abbiamo deciso di andare avanti, ovviamente per la nostra strada. Il canale rimarrà. Psycho Killer rimarrà, anzi, stiamo per uscire con un nuovo singolo, però in questi mesi, appunto, cercheremo di trovare la persona giusta in grado di sostituire Lore, che per 6-7 anni è stato uno Psycho Killer. Esatto. Tra l'altro, non è detto che lo Psycho Killer bassista non ci sia già fra di voi, quindi nel frattempo vi invitiamo a scriverci. Se pensate di essere la persona giusta o se pensate di avere un amico che può fare al Sì, caso esatto. nostro, scriveteci qua sotto. Trovate ovviamente tutti i nostri link alle pagine social, Facebook, Instagram. Basta un DM lì o un semplice commento qui. Ci sentiamo. Però secondo me è un brindisi a Lori. Cin Lore. Cin.
Ecco raga, essere uno psycho killer comporta anche questo. Una vita così, al telefono con il cavalletto. Comunque raga, vi volevamo dire che questi concerti in realtà stanno andando benissimo e noi ci stiamo rendendo conto di avere una carica che forse non avevamo mai avuto, e forse è stata proprio la pandemia, uno degli aspetti positivi probabilmente della pandemia, del fatto di non poter suonare per un anno e mezzo, è che siamo super carichi e ci stiamo divertendo un sacco. Quindi niente, adesso vi facciamo vivere il concerto con noi. Immaginati. Beh, noi facciamo i video tutto, ma tra un po' suoniamo. Vabbè raga, Ermi deve fare una storia e stiamo cercando da mezz'ora di disegnare un cuore. Ma secondo me l'opzione migliore sarebbe fare quelli già lo sticker. Esatto. Ed era GIF, mettiamo cuore. Ma voi le GIF scrivete proprio in italiano? Guarda che, guarda che bello questo saltellante. Va bene raga, stiamo per iniziare. C'è Henry che si accorda al buio, non si sa perché. Perché sennò rientra. C'è Nicola Sermi lì. Ah, perché rientra il suono. Henry, vabbò, volevamo raccontare un po' il preconcerto. Allora, come sei messo? Allora, il preconcerto è sempre una fase un po' che io non sono molto tranquillo, però poi la cosa figa è che dopo la prima nota, poesia. Amici, so che c'è un po' di bordello, magari mettiamo i sottotitoli, è ora di accordarci, andiamo. Sento qualche gocciolina, raga. No, non dire cazzate. Accordatina pre-concerto, ci sta sempre. Bubble out of pain down in New Orleans, but I never saw the good down the city till light your eye on a river born queen. The wheel keep on turning, proud Mary keep on rolling, 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 yeah, rolling on the river. Tutto finito, Ermi, impressioni a caldo, come è andato? Impressioni, è andato bene, ha fatto bello, ma già lo sapevamo, non lo sapevamo. Perché quando il meteo dice che piove, in realtà non piove mai. Come io ben so da quest'estate, che tutte le volte che dovevo andare a lavorare, io se piove non lavoro, invece piove. Ma com'è andata questa sera? È andata bene, adesso andiamo a raccogliere un po' di feedback insieme, come ogni dopo ogni concerto. Mai fatto prima d'ora. No, ma sì, ma non con la telecamera. Ah, però di solito lo facciamo, okay. Cioè, andiamo a farci insultare dalla gente. Va bene, va bene. Ingessati! Un po' di reaction su YouTube. Piaciuto. Allora, molto bello, molto bello. Location molto bella. Nicolino, ottimo. E tutti gli psycho molto molto bravi. Grazie, pallino. Molto bravo. Non lo voglio fare. Adesso bisogna smontare. Quindi e poi rimontare. Si tirano tanti cavi. Po' cavi. La fase più bella della serata. Lo smontaggio. Che palle. E tra l'altro te sempre che filmi e mai che dai una mano. Ma non, ho smontato fino adesso. E ci sono le prove filmate? No. Allora la gente vedrà che c'è. Io sto lavorando. Guarda, guarda invece quell'uomo laggiù che è felice come... No, no, sei proprio tu, Ermi. Amici, qua siamo arrivati alla conclusione che non siamo ancora così ricchi per pagare il Rodi. E infatti
guarda quanta bella roba e manca ancora la batteria e noi siamo in giro dalle 3 del pomeriggio a smontare, caricare, bla bla, montare, rismontare, ricaricare, smontare, ricaricare, smonta qui, smonta là. Suonare è sempre bello. Non aspetta, Henry ha la verità in tasca. Non è che suonare è sempre bello, con Ale è sempre bello. Va bene raga, con questa perla di Henry io chiuderei il video. Sono stati 2 giorni super intensi, ci siamo divertiti, sì, abbiamo sudato, sì, abbiamo caricato, scaricato, sì. Noi ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo video. Nel frattempo, se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace, commentate se avete curiosità o se volete risponderci a quella cosa di cui abbiamo parlato nel video. E ci sono tutti i link social. Ascoltate Gaia, mettetela nelle vostre playlist. Noi ci vediamo giovedì prossimo. Ciao. Tani, Ermi. E lui lavora. Mamma mia. Io scarico. Voi mettete mi piace che io scarico.